Bentrovati amici di Good Morning Vietnam, mi autoinvado, racco libre, andiamo subito con le notizie dagli Stati Uniti. USA, USA! Che ormai è il villaggio globale. Ormai Biden giura a Washington e sbocciano a Cinisello Balsamo. Beh, noi abbiamo portato la Brunella Ballor. A Roma, Conte ottiene la maggioranzina e a Cincinnati non gliene frega un cazzo a nessuno. Bellissima la cerimonia di insediamento dove Lady Gaga ha cantato l'inno americano, c'erano anche il coniuge Obama, c'era Hillary Clinton con il marito e la Senato Manx era il cerimoniere del banchetto. Sì, insomma, hanno fatto uno scherzone ai QAnon. Ma chi sono i QAnon? Sono quelli che credono nell'esistenza di una setta di vampiri pedofili che si nutre appunto del sangue dei bambini. In che senso? Fra di loro ci sono Tom Hanks, Lady Gaga, Madonna, i coniugi Obama, i coniugi Clinton e Renzi. Giuro, Renzi, ve l'ho detto che non stanno bene. Torniamo in Italia, crisi di governo. Fra i discorsi dei senatori, uno accoratissimo della senatrice De Petris dell'EU, Liberi e Uguali. Io mica sono comunista così, sa! Sono comunista così! Alla fine Conte ottiene una qualche maggioranza grazie a due voti provenienti da Forza Italia, alcuni esponenti del gruppo misto. A proposito, perché quelli del gruppo misto una volta ogni tanto non fanno proprio una lista, si candidano alle elezioni, chiamano gruppo misto? Tre senatori a vita e un ciampolino che vota in zona Cesarini, perché c'è al 94esimo praticamente, tipo rigore per la Juve. No, in realtà era in bagno, a farsi una canna. Dice che previene il Covid. Sul fronte Covid, appunto, scarseggiano i vaccini Pfizer perché pare che stiano rimbiancando una delle aziende dove li producono. Dovete andare a lavorare! E chiudiamo con questa notizia storico-politica. Il PC, il Partito Comunista Italiano, compie 100 anni. Fantastico, allora bisogna festeggiare. Sto festeggiando. E non si è presentato alla festa. Grazie a tutti amici di Good Morning Vietnam, noi ci vediamo la settimana prossima, sempre dentro Racco Libre.